Possono esserci problemi di latenze tra cloud e ufficio quando c'hai il centralino in cloud? Ciao Ferdi, prendo occasione di rispondere al tuo messaggio perché effettivamente c'è un po' di gente, un po' di clienti che mi hanno chiesto questa cosa. Io ti posso dire che noi personalmente abbiamo messo il centralino in cloud presso il nostro data center ormai 3 anni fa, più o meno. Effettivamente non ha mai funzionato così bene, nel senso che probabilmente perché appunto essendo gestito da un data center e non on-premise in una rete aziendale, sarà per il BGP della banda, sarà per l'IP statico e quant'altro, per come viene gestito, che va molto 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 meglio, per esempio, sia per quanto riguarda tutta la parte di telefoni, vedi che ne abbiamo qua un po' dove facciamo test, facciamo prove e quant'altro eccetera eccetera, sia per quanto riguarda la presa in carico anche di basi cordless, basi DECT eccetera eccetera, quindi con una stringa le vai a far prendere, a far riconoscere al centralino, piuttosto che la parte di app del cellulare. Effettivamente problemi di latenza, problemi di disturbo sul segnale, sai che ci sono i famosi chiamati tuffi quando il VoIP non funziona bene, quindi senti il puff, la voce che va giù e ritorna. C'è sempre capitato fino ad ora, dove capitava, su centralini on-premise. Da quando utilizziamo il cloud, sarà perché appunto è messo in una situazione con una linea e con una potenza allucinante per essere su un centralino, effettivamente hai più possibilità di avere problemi ultimamente col centralino on-premise piuttosto che col centralino in cloud. Quindi come suggerimento posso dirti di andare tranquillo, perché centralini in cloud, veramente veramente tanta roba.